In collaborazione con My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Quante puntate abbiamo dedicato al far musica e alla musica, portando in studio anche degli artisti, ma anche portando in studio qualcuno che lavora dietro le quinte, i lavoratori dello spettacolo. Una stagione disastrosa per il comparto musicale, col live completamente bloccato dalla pandemia, enorme la crisi economica per l'industria musicale, in particolare, proprio, lo ribadisco ancora, per i lavoratori dello spettacolo. Eppure, dopo un periodo iniziale di forse indecisione e sbandamento, la musica sta reagendo, ha voglia di reagire, lo ha fatto anche durante il momento molto brutto. Lo fa con ottimismo da parte degli artisti e delle etichette. Il mondo della musica ha capito che non aveva senso bloccare le uscite discografiche e far stagnare ancora di più il comparto. Si sta reagendo e noi siamo convinti che la musica alla fine la vincerà. Ebbene, abbiamo però un grande personaggio che può darci il conforto della sua riflessione e della sua conoscenza, ed è Enzo Mazza, che è il consigliere delegato della Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Davvero credete, amici che siete all'ascolto, una voce veramente competente, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Benvenuto in trasmissione. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Quanto dura è stata, dottor Mazza, e come crede potrà uscirne l'industria musicale da questa crisi? Ma sicuramente, e qui bisogna distinguere ovviamente ciò che è avvenuto sul fronte della musica dal vivo, che come possiamo tutti immaginare, insieme con altri settori dello spettacolo, si è trovata di fatto ferma da un giorno all'altro, sostanzialmente un anno fa. Sono stati fermati tutti i concerti a causa del lockdown e poi delle regole restrittive che sono state imposte anche nell'estate scorsa, dove di fatto si sono potuti svolgere pochi eventi. Se guardiamo i dati della SIAE, che ha recentemente distribuito dei numeri in relazione ai mancati incassi, parliamo di crisi del 94%, quindi dati molto significativi nel comparto musicale dei concerti e degli eventi dal vivo. E questo dà un po' il quadro di una situazione molto complessa su quel fronte. Dall'altra parte, sul fronte della musica registrata, invece, grazie ovviamente alle nuove tecnologie, alla disponibilità di musica in streaming e all'attività svolta dalle case discografiche, si è potuto continuare a produrre e distribuire questi contenuti e chiaramente il mercato ha potuto godere di una certa crescita anche dovuta al fatto che gli italiani ovviamente hanno aumentato i loro consumi digitali. Ecco, è chiaro che lo streaming, lo sappiamo tutti, è stato un attore importante, però portava con sé anche alcune critiche che venivano dallo stesso mondo protagonistico musicale. Spesso si diceva lo streaming premia soltanto chi è famoso. Io non lo credo, perché probabilmente c'è stata anche qualche bella scoperta. Lei cosa dice? Ma allora, diciamo che il digitale è in generale, poi lo hanno in realtà aperto a grandi opportunità per tutti gli artisti. Diciamo che l'era digitale è un'era dove quelle barriere che esistevano nel mercato fisico, se ricordiamo quanto era complicato per un artista produrre un disco, stamparlo e distribuirlo nei negozi solo 10 anni fa, vediamo oggi invece quanta opportunità ha di arrivare sulle piattaforme. Teniamo conto che una piattaforma, solo per citarne una, come Spotify, carica 60.000 brani ogni giorno, il che significa che sono disponibili in questo momento 70-75 milioni di brani solo su quella piattaforma a livello globale. Vuol dire che comunque è una grandissima opportunità. Chiaramente emergere in questa quantità di contenuti messi a disposizione rimane sempre una grande sfida, ma sicuramente ci sono delle opportunità per tutti, lo abbiamo visto anche nelle classifiche. Certo, cosa è cambiato
secondo lei, per il settore con l'approvazione del decreto legge Ristori e le nuove misure per la cultura approvate finalmente dal Parlamento, che cosa le dicono? Allora, diciamo che le misure che sono state introdotte nel corso dell'anno da parte di diversi interventi che sono stati fatti dal governo, sono stati importanti perché hanno sicuramente riconosciuto anche la gravità della crisi e quindi hanno ovviamente, prodotto anche degli interventi economici per tutta questa filiera, che è una filiera complessa. Ricordiamo che il mondo dello spettacolo è fatto anche di tantissimi lavoratori intermittenti, di lavoratori cosiddetti fragili, e molti di questi chiaramente hanno avuto difficoltà a definire anche un ruolo rispetto alle normative esistenti. Quindi ci sono ancora problematiche di personale del settore, nel senso più ampio, che non hanno addirittura ricevuto ancora dei contributi, ma che di fronte a questa situazione vanno definendo un po' anche, si vanno definendo anche i nuovi ruoli. Questo è importante anche per avere un'interlocuzione istituzionale, quindi non è solo il tema dei ristori, è il tema adesso di definire delle caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo che in questo mondo sono sempre state molto confuse e molto labili, settori che spesso erano non conosciuti al legislatore e che invece oggi hanno l'opportunità di chiarire quelle che sono le determinazioni di questi ruoli e dare una figura professionale con delle caratteristiche che poi rientrano all'interno di delle definizioni anche legislative e quindi poi emergere da questo mondo che era poco definito. Poi ci sono gli aspetti dei ristori, chiaramente che sono stati dati alle imprese, i ristori che sono stati dati alle società di gestione collettiva, che chiaramente hanno contribuito in parte a ridurre l'impatto della pandemia. Diciamo che comunque tutti sono in attesa di ripartire, perché poi alla fine quello che è importante in questo mondo, come in tutti il mondo delle imprese, è poter lavorare a pieno regime. Senta, dottor Mazza, intanto la musica, la tanto amata nostra musica, quella italiana, dove sta andando? Ah, la musica italiana è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio c'è stato anche un forte ricambio, sono emersi generi nuovi, sono emersi tanti artisti nuovi, artisti anche molto giovani che hanno scalato le classifiche, hanno portato nuovi generi musicali. Questo è molto importante perché vuol dire anche che la musica è qualcosa che è in grado di rinnovarsi. Le case discografiche hanno investito molto sui nuovi artisti, soprattutto sui giovani, hanno investito molto soprattutto anche le grandi multinazionali che in Italia fanno un lavoro su tanti artisti italiani che spesso ci si dimentica e si pensa sempre che il mercato globale sia in realtà un mercato di artisti internazionali. In realtà ci sono delle grandissime opportunità proprio per gli artisti italiani grazie anche alle nuove tecnologie. E poi c'è sempre, mai da dimenticare, la riscoperta anche dei grandi, la memoria che ci ha portato a dove siamo, penso al mondo dei cantautori. I giovani fanno mercato, dottor Mazza? Ma la cosa interessante in questo momento è che i giovani non solo consumano appunto novità legate ad artisti della loro generazione, ma grazie anche allo streaming, grazie alle opportunità di questi cataloghi, vanno a riscoprire anche artisti del passato. Quindi abbiamo tantissimi album del passato che ritornano in classifica, addirittura raggiungono certificazioni d'oro e platino grazie a questi nuovi consumi. E poi pensiamo anche a quello che sta avvenendo con il vinile, dove vediamo proprio crescere i consumi e non sono solo consumi di adulti nostalgici, ma anche di ragazzini. A noi non piaceva quando, fino a qualche stagione fa, si diceva che l'industria discografica faceva introiti soprattutto con cose diverse dai dischi. Ci piace che l'industria discografica parli di musica. Lei che dice? Ma la parte, diciamo, del contenuto, cioè la produzione musicale, è l'aspetto più importante. Cioè è fondamentale in questo momento creare, lanciare nuova musica,
e far conoscere nuovi artisti. Questo è il ruolo più importante, quello della scoperta di nuovi artisti che devono, come dicevo prima, costituire il ricambio, costituire anche un rinnovamento generazionale continuo. Questo è un lavoro molto complesso, perché è un lavoro anche che richiede investimenti a perdere, perché come a tutti noi capita quando ascoltiamo musica, c'è qualcosa che ci piace e qualcosa che non ci piace, quindi è difficile, è un mercato voluttuario nel quale è molto complicato raggiungere il successo e spesso gli investimenti non hanno quel ritorno che ci si aspetta. Per questo motivo è un mercato complesso anche dal punto di vista economico in cui è però legato proprio a queste dinamiche, cioè bisogna continuare a fare ricerca, sviluppo, investire, lanciare nuovi artisti, raggiungere qualcuno raggiungerà il successo, qualcuno no, ma questo è il bello di un settore così innovativo e creativo come quello musicale. Noi tutti speriamo di vedere la musica dal vivo nuovamente, sappiamo che ci si sta attrezzando al riguardo perché sia eventualmente una ripartenza sana, in sicurezza. Anche lei credo condivida il fatto che comunque sia bisogna pure attenzionare il tema della salute, qualsiasi evento noi si abbia davanti, piccolo o grande che sia. Ma la parte, diciamo, della gestione sanitaria diventerà una parte importantissima nei prossimi mesi, proprio perché è necessario coniugare la necessità di ripartire con la necessità di garantire la salute a coloro che sono presenti a questi eventi. È parte integrante oramai della gestione della sicurezza. Una volta, quando si organizzavano eventi dal vivo, chiaramente ci si focalizzava sugli aspetti della sicurezza, le entrate, le uscite, i sistemi antincendio, la tutela rispetto a possibili incidenti nel corso dell'evento. Ecco, oggi vanno aggiunti a queste caratteristiche anche tutte quelle a tutti quegli interventi che devono difendere e tutelare i presenti anche dai rischi della pandemia. Quindi ci saranno investimenti, ci saranno protocolli e credo che il governo stesso, insieme con i produttori di musica dal vivo, stanno lavorando come adeguare i protocolli per consentire magari anche di riempire i luoghi con dei numeri magari anche diversi rispetto anche alle opportunità che danno i luoghi dove si svolgono gli eventi. Un conto è una sala piccola, un conto è l'Arena di Verona, un conto è uno stadio, un conto è un evento dal vivo su un grande prato in una località di campagna. Quindi è chiaro che ci sono dei modelli che possono essere utilizzati per rilanciare piano piano la musica dal vivo. Noi in questo momento siamo a Verona, noi lavoriamo professionalmente in questa città, anche se la navigazione in web ci porta per fortuna nel mondo. Sappiamo che la nostra arena, con la sovrintendente Gasdia, si sta attrezzando proprio su questi punti salienti e si spera di poter godere dei concerti anche dell'estra lirica, del pop. Il grande Mazzi ci sta lavorando con tutta sicurezza. Va anche detto, dottor Mazza, però bisogna che rimarchiamo questo, che sale di concerto, aperte o chiuse che fossero, anche le stesse sale teatrali e cinematografiche, hanno dato abbastanza tranquillità rispetto al contagio da Covid. I numeri sono veramente minimissimi al riguardo. Sì, i numeri che sono stati portati dall'AGIS, quindi l'associazione che rappresenta le sale teatrali cinematografiche, lo scorso anno al Ministero hanno mostrato che nel periodo in cui c'è stata l'apertura contingentata, quindi quella sostanzialmente l'estate scorsa, con 1.000 persone all'aperto e 500, diciamo, al massimo al coperto, hanno mostrato un numero di contagi realmente insignificante. Questo però deve darci appunto l'opportunità di lavorare sulla ripresa. C'è stato anche ci sono degli esempi, c'è stato un evento realizzato in Spagna dove si sono visti che con le misure di sicurezza, con delle procedure, è stato possibile realizzare un evento con 5.000 persone senza alcun particolare problema. E questo è uno degli esperimenti che
ci auguriamo possa servire anche da esempio alle istituzioni per cominciare a dare maggiori spazi e dare maggiori opportunità al mondo dello spettacolo nel senso più ampio, perché qui non si tratta solo di ripartire con cinema, teatri, concerti, ma in generale dare l'opportunità a molti lavoratori di tornare al proprio posto di lavoro e consentire a queste persone anche di continuare la propria carriera professionale. La musica ci sta obbligando a guardare al futuro ripensando il nostro futuro. Forse questa potrebbe essere una piccola grande lezione che la pandemia ci agevola e sulla quale appunto calcolare bene come ci dovremo comportare prossimamente. Il liberi tutti deve essere lontano da ogni tentazione. E sperare che invece la musica trionfi. Lei come lo vede allora? La prossima estate come la vede? Ma allora, questa estate che sta arrivando, quella del 2021, secondo me sarà ancora contingentata con una serie di limiti. Come dicevamo prima, ci saranno delle opportunità diverse legate anche alla disponibilità dei luoghi e quindi la capacità anche di normative locali, di normative regionali di derogare ai limiti imposti dai protocolli, quindi le famose 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso, che quindi potranno in particolari situazioni anche aumentare. Quindi non vedremo sicuramente grandi eventi negli stadi, che oramai sono quasi tutti già stati riprogrammati per il 2022. Quindi vedremo una prima fase di riapertura in parte simile a quella dell'estate scorsa, e poi ci si augura che ovviamente già nell'autunno e nell'inverno, secondo quello che sarà il progresso della campagna vaccinale, chiaramente si potrà cominciare a vedere degli eventi con una capienza sempre maggiore. Allora, noi ringraziamo veramente di cuore Enzo Mazza, consigliere delegato della Federazione dell'Industria Musicale Italiana, a lui e a tutto il comparto della discografia, della musica e dello spettacolo in genere. Auguriamo lunga, lunga vita a ricominciare subito e bene e presto a produrre e a dare possibilità a quel mondo che, come ha detto appunto il dottor Mazza, non è soltanto la star che è davanti, ma c'è tutto ciò che c'è dietro, come per tutto il mondo dello spettacolo e così anche per il teatro, sperando che tutto possa ritornare a vivere. Io la ringrazio veramente di cuore, dottor Mazza, è stato molto cortese nei nostri confronti. Grazie a voi e viva la musica. Evviva la musica. E grazie anche a voi amici che siete tanti all'ascolto fedele, per il quale non ci perdiamo mai di ringraziarvi sempre di più, perché ci state quasi commuovendo con la vostra fidelizzazione. Continuate così, noi cercheremo di meritarlo, sempre parlando di cose belle. A presto, alla prossima, immancabilmente. My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. In collaborazione con